I giardini di Villa d'Ore, ovvero la popolare villa comunale, quello che doveva essere un porto sicuro e di aggregazione per bambine, donne e anziani, è diventato un luogo ostico, la terra di nessuno. E fuori dalla villa le cose non stanno meglio per il verde e il decoro urbano. Giostrine fuori servizio per i più piccini, l'altalena senza sediolino da mesi, anche quella inclusiva donata da un'associazione benefica, riversa semidistrutta da atti vandalici scriteriati e senza il minimo controllo di chi dovrebbe garantirli. Si gioca a pallone tra le panchine e le bici elettriche che sferecciano tra i viali e la gente rassegnata a tutta velocità, rischiando di fare gravi danni all'incolumità di chi cerca tranquillità e refrigerio sulle panchine. I bagni pubblici sono chiusi con i lucchetti da anni, la motivazione sarebbe riconducibile alla carenza di personale per la custodia. Si registra un complessivo stato di agonia del verde. Solo qualche settimana fa l'assessore delegato Maria Immacolata D'Aniello, armata di buona volontà, aveva promosso l'adozione dell'aiola, la presenza di stampa e TV grazie all'impegno del Profagri, ma nei giorni successivi, per mancanza di cure, le piantine sono praticamente seccate sotto l'incuria di chi doveva curarle. Cani senza guinzaglio è un epiteto corretto per descrivere un po' gli amministratori attuali di maggioranza della nostra città. Così l'eufemismo usato dalla consigliera comunale di Progettiamo per Angri Roberta D'Antonio durante un normale giro da cittadina in villa. Infatti non ci sono solo cani liberi a sgambettare ovunque, ma anche amministratori, senza la minima visione di una città oramai praticamente alla deriva e ingessata dalla macchina comunale. Siamo qui stamattina per fa a fare un sopralluogo nella villa comunale, una villa che in tutto l'agro penso sia il fiore all'occhiello, era il fiore all'occhiello proprio della nostra Angri, una villa con spazi adeguati per bambini e per famiglie, ma anche per spazi adeguati inclusivi per giovani, per eventuali rinfreschi. Purtroppo le denunce apparse a mezzo social sono state tante, innumerevoli. Parliamo soprattutto del verde, quindi parliamo di una manutenzione ordinaria che dovrebbe essere garantita ai cittadini, i quali comunque continuano ogni mese a pagare tasse e servizi che a loro come minimo spetterebbero. Questo verde purtroppo oggi è stato contaminato da un altro colore, ormai questa villa è tutta a terreno, ci sono cani senza guinzaglio e questa però, diciamo, è anche un po' colpa dell'inciviltà delle persone, ma soprattutto di un mancato controllo. A tutto ciò si aggiunge poi anche purtroppo l'inagibilità di tante giostrine, tra quali anche la giostrina inclusiva. Risulta davvero un peccato vedere come innumerevoli famiglie, innumerevoli mamme con bambini si trovano al giorno d'oggi costrette a dover andare in paesi limitrofi dove l'aria verde, parco giochi ed altro sono ben curati, ma questo non è un atto straordinario, bensì parliamo semplicemente di ordinaria amministrazione. Vediamo molto spesso sui social iniziative relative al verde pubblico, alla piantumazione di appunto nuovi alberi, ma non vediamo poi la manutenzione ordinaria. Come possiamo permetterci di fare un passo da gigante senza poi considerare le basi della semplice manutenzione? Oggi vediamo anche che ad Angri sono molte le associazioni che accolgono del turismo, un turismo storico, via di mezzo, possiamo parlare di un turismo religioso e allo stesso tempo anche un turismo gastronomico. È anche per i turisti quindi una brutta immagine entrare in un giardino come la nostra villa comunale e trovarlo ridotto in questo stato. Questa è una denuncia sociale e mi faccio carico in questo caso dei tanti giovani, dei tanti ragazzi che vorrebbero quantomeno una manutenzione ordinaria, ma anche delle tante famiglie costrette purtroppo al giorno d'oggi a non venire più nella villa comunale.